D'Annunzio, Castellammare di Stabia, Giancarlo Esposito, sorpreso nel suo da fare, Positano News, Gigi Maresca, in occasione del meeting campano sui vini, un evento particolare, Gianfranco ripresenta il suo libro, Il Brindisi che ho in mente, da una sua idea molto personale e ci parla un po' della figura del brindatore. Giancarlo, come nasce questa tua passione, questa tua idea? Buonasera a tutti, grazie Gigi per avermi colto in fragrante sul tema del brindisi. Ritorna il tema del brindisi al Sorrento Wine, quindi domenica alle 12 alla sala consiliare del comune di Sorrento presenterò di nuovo i miei brindisi, l'agenda dei brindisi, che riguarda tutto il tema del brindare, che io ho rimodulato in una formula diversa, nel senso che ho dato più profondità a quel semplice gesto del brindisi. Mi ho raccontato una storia che da 5.000 anni si protrae e mi ho dato una mia interpretazione personale, per cui il libro si presta a una rivisitazione, appunto dicevo, del brindare a 360 gradi, quindi dalle origini a quella che è stata la rivoluzione a quello che è il brindisi moderno che io voglio portare in auge, in effetti. Origini, storia e quindi anche una location importante come Sorrento, in un contesto particolare, storico, con tanti produttori di vini, tanti ospiti, ci saranno delle sorprese? Certamente sarà l'occasione giusta, anche perché il brindisi si associa anche all'idea del vino, come solitamente si fa, si brinda insieme per festeggiare un evento e in quell'occasione si innesta il mio brindisi, ce ne rimane un ricordo scritto con questo libro, quindi una traccia di quello che è stato un momento simbolo e quindi dare un momento a quel momento che è solitamente frivolo, brindiamo, ci salutiamo, aggregazione, amicizia. Amicizia e dare una profondità, quindi ricordarsi di quel momento e dargli un sigillo con il mio brindisi, il brindisi moderno. Ritornare un valore antico, Sorrento, nel conservatore del Santa Maria delle Grazie. Certamente. Il Comune di Sorrento sponsorizza una manifestazione importante. Tu sei uno scrittore che tocca certi temi importanti. Certo, il tema importante è proprio quello, proprio della natura, dell'origine del brindisi, cioè la ricerca di voler di questo gesto che nasce come un gesto quasi sacro e poi nel tempo diventa il nostro gesto quotidiano, diciamo, di divertimento. Ma invece volevo ritornare un po' alle origini, quindi dare profondità a un simbolo a questo gesto del brindare. Tra l'altro la figura del brindatore è quella là che sta a meglio interpretare il momento, la circostanza che si sta vivendo insieme ai amici, insieme ai conviventi o la particolare festività che si sta svolgendo per innalzare il calice e fare il brindisi moderno e lasciare un ricordo scritto. Allora facciamo un'associazione, oggi è una giornata particolare, speriamo che in Napoli, tu sei un grande appassionato di cose in Napoli, associamo alla tua idea letteraria, no? Quindi origini, storia. Oggi Napoli brinderà, tu da tifoso, al passaggio del turno sicuramente. Passaggio del turno. Innalziamo il calice avendo nel cuore i valori umani positivi, ma nello stesso momento i valori che lo sport porta in campo. Quindi il brindisi è sempre un brindisi morale, ma nello stesso tempo un brindisi di profondità, non un semplice gesto. Allora invitiamo tutti i nostri amici a venire a Sorrento, alla convention. Tutti. Ad approfondire questi temi, quindi a leggere il libro e a venire a trovarci. Il libro è già nelle edicole, è vendito online già da un po' di tempo, perché è stato presentato già a dicembre, quindi questa è una sponsorizzato da Positano News, da Graus Editore. Graus Editore, grazie a Positano News che comunque è sempre stata disponibile nel presentare questo, diciamo, lavoro sul brindare, che è anche la sua originalità, quello che mi è stato riconosciuto. Ecco, originalità, Sorrento, Giancarlo Esposito, il brindisi che ho in mente, Gigi Maresca, Positano News, Forza Napoli e un saluto a tutti. E brindiamo tutti quanti insieme, c'è sempre tempo per un brindisi. C'è sempre tempo per un brindisi, ciao a tutti.